questa ultima, quasi ultima, no? Perché domenica c'è ancora una iniziativa nell'ambito della settimana della cultura di Univoca. Ecco, noi dobbiamo ringraziare chi ci ha concesso questo spazio, faccio un po' ristretto, ma ci stiamo tutti, visto che... E poi vi chiedo scusa per il colore del video, perché non siamo riusciti a registrarlo. Qui si vede bianco e là si vede un colore strano, indefinibile. Bene, questa sera allora noi vorremmo parlare, ecco, la settimana della cultura di Univoca, ecco, questo è importante, la settimana ha ottenuto da parte del Ministero dei Beni Culturali l'inserimento nell'anno europeo del patrimonio culturale, questo è un riconoscimento che ci fa piacere. Ecco, questa sera il Presidente Alfredo Norio, cui passerò poi la parola, la dottoressa Di Fonzo e il sottoscritto parleranno del recupero dell'ultima cena nel refettorio dei monaci nell'abbazia di Staffarda. Ecco, due parole veloci su cos'è l'abbazia di Staffarda, anche se penso che tutti voi sappiate di cosa si tratta. L'abbazia di Staffarda, che risale al 1122, che è nata come abbazia cistercense, poi nel 1690 ha subito l'attacco del generale Catinat, l'attacco dei francesi, che hanno bombardato anche l'abbazia, l'hanno anche parzialmente distrutta, e proprio il discorso del refettorio, dove andremo dopo e parleremo dell'ultima cena, ha subito dei danni, eccetera. Questa è la parte che si appoggia alla chiesa stessa. Questa è un'altra immagine, sempre lungo la chiesa, proprio di fronte invece alla chiesa c'è il refettorio dei monaci. Ecco, qui io passerei la parola al presidente dell'associazione, Alfredo Norio, che ci introdurrà nel refettorio e nell'affresco di cui parleremo dopo. L'intervento che noi abbiamo deciso di intraprendere, abbiamo visto che se non lo facevamo noi, il recupero di questa sala probabilmente non lo faceva nessuno, perché sono passati tanti anni, dalla fine del 1600 a ora, con tutte le violenze che ha subito quel locale lì, avrà piovuto, detto, tantissime per tanti anni, poi è stato riparato e adesso non piove più dentro, ma è stato riparato in modo sicuramente non fedele a quello che c'era prima. Turcotto era un artista locale che lavorava a Cavalle Maggiore, nato lì, ha lavorato tantissimo in giorno, era molto apprezzato, e quindi questa è attribuita a lui perché gli studiosi hanno visto che sono alcune caratteristiche, alcuni tratti sono i suoi, sono il Turcotto. Io a questo punto mi fermerei perché non vado nel campo che spetta poi le restauratrici che hanno fatto il lavoro. Quindi, passiamo la parola alla dottoressa. Sì, io mi chiamo Manuela Di Fonzo. Manuela Di Fonzo. E allora, volevo raccontare un attimo com'è questo affresco, com'era questo affresco. Come diceva il dottor Norio, occupava tutta la parete ad ovest ed era molto, è molto grande, misura quasi 13 metri e avrà avuto un'altezza di 5 metri.